Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici, bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande. Ragazzi, come già state vedendo, qui c'è della zucca, ci sono delle noci, della besciamella e adesso che cosa andremo a fare? Una buona lasagna di zucca con macinato, scamorza affumicata e noci. Allora, come primis andiamo a fare della besciamella. Adesso prendiamo una padella, come già vedete io ho inserito un filo d'olio e un po' di aglio. Andiamo a inserire 1,6 kg di zucca già sbucciata e fatta a pezzettini e adesso la andremo un po' a amalgamare con l'olio e l'aglio. Una volta che l'abbiamo rosolata per bene, adesso ci andiamo a inserire un po' di brodo, o vegetale o di dado, e la finiamo di far cuocere, fin tanto che vediamo che la nostra zucca non si è ammorbidita. Quindi quando ficchiamo la forchetta e vediamo che si è ammorbidita, spegniamo il fuoco, ok? Quando vediamo che siamo arrivati a metà cottura, inseriamo leggermente un po' di rosmarino, un pizzico di sale e giriamo ancora e finiamo la cottura. Ebbene, una volta che la nostra zucca è pronta, la prendiamo e la andiamo a inserire in un frullatore. Mi raccomando, deve essere bello potente il frullatore, deve contenere le cose calde. Ottenuta questa buonissima polpa, adesso la andiamo a inserire nella nostra besciamella e andiamo ad amalgamare il tutto. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo formato questa cremina, guardate, con la besciamella e la cremina di zucca, adesso passiamo sempre nella stessa padella sporca, andiamo a inserire 600 g di macinato misto, è questo. Adesso ci inseriamo un po' di sale e 50 g di vino bianco e andiamo a sfumare. Una volta che abbiamo sfumato con il nostro macinato, spegniamo il fuoco. Adesso prendiamo una decina di noci e le andiamo a tritare leggermente. Ebbene ragazzi, siamo pronti all'assemblaggio della nostra lasagna. Allora, prendiamo una teglia, andiamo a inserire la nostra crema che abbiamo formato, la stendiamo per bene. Una volta che abbiamo riempito la nostra teglia, andiamo ad adagiare le nostre fettine di lasagne. Queste sono quelle fresche, ragazzi. Una volta che abbiamo adagiato le nostre lasagne, inseriamo un altro po' di cremina sopra. Adesso ci andiamo a inserire macinato. Adesso ci andiamo a inserire una bella manciata di parmigiano, un pizzico di pepe, le noci che io ho leggermente frullato e delle fettine di scamorza affumicata. E poi proseguiamo di nuovo con i nostri strati di lasagna, la nostra crema e via via. Ebbene, una volta che abbiamo inserito l'ultimo strato della nostra cremina, finiamo con un po' di formaggio e le ultime granelle di noce. E poi possiamo infornare. Ebbene, siamo pronti ad infornare la nostra lasagna a 200 gradi, forno statico, per 35 minuti. Ebbene, abbiamo sfornato la nostra lasagna alla zucca, guardate che bontà! L'abbiamo tagliata e adesso andiamo a impiattare. Guardate un po', raga, che bel piatto, la zucca con macinato, scamorza e noci. Veramente un piatto delizioso. Detto questo, non mi rimane che augurarvi un buon appetito e ci vediamo alla prossima.